Guarda, ci comincia a dire, visto che conosciamo le sue qualità e le sue proprie tecniche, eccetera, come si ritrova in C2? È una cosa un po' inspiegabile, non perché è davanti. Ma... Non lo so, sono circostanze che nel calcio esistono, nel senso, ho già risposto a questa domanda, nel senso, una domanda a cui non vorrei rispondere io, ma preferirei che a rispondere fossero gli altri, nel senso, io ho sempre dato il massimo, come lo gli altri, gli allenatori che ha avuto? Sì, perché comunque sono loro che mi hanno avuto, sono loro che mi hanno fatto giocare o non giocare, quindi sono io che posso dire, ho sempre fatto il massimo, come il massimo sto facendo qui a Catanzaro. Poi le scelte che hanno fatto loro, insomma, mi hanno portato a giocare in questa categoria, ma comunque non è che la snobbo, mi sento superiore a questa categoria. Se qua dei motivi ci saranno, io sono venuto qua per ripartire e per cercare di magari raggiungere quei traguardi che finora non ho raggiunto, quindi sono molto motivato e spero, come ho detto quando sono arrivato, di dare una mano al Catanzaro, però penso che oltre, cioè nel senso, ora dobbiamo andare un po' oltre questi discorsi, nel senso, ormai qua gioca in C2, quindi sta in C2, non è nessun problema. Comunque speriamo che sia un'annata di passaggio, diciamo. Io sono venuto per vincere, quindi speriamo sia un'annata di passaggio, sì. Senti, lì vediamo una squadra come Campobasso di provincia, come lo è anche il Catanzaro, sì. Magari tradizione. È vero che da calciatore del Campobasso, quando ha giocato contro il Catanzaro, oppure ora giocatore del Catanzaro, è vero che c'è questa voglia di dare qualcosa in più, ma quando si affronta il Catanzaro? Ma sicuramente, come, cioè nel senso, io ho giocato nel Campobasso e quando comunque c'è la partita col Catanzaro è una partita di cartello, è come quando giochi contro un Perugia, come quando, perché sai che giochi con una formazione, c'è una società ambiziosa, è una squadra di giocatori forti, nel senso, quindi è che la motivazione lo avverte questo. Ma sì, sicuramente tutti ci tengono a fare bella figura quando incontrano le prime della classe, è come quando in Serie A una squadra come il Novara va a giocare a San Siro contro il Milan, in C2 San Siro non c'è, lo stadio che fa più spettatori è quello di Catanzaro insieme a quello di Perugia, quindi sono le partite che un calciatore in questa categoria sente di più e forse a livello psicologico riesce a preparare meglio. E quindi è normale che noi troviamo più difficoltà perché loro magari aumentano quelle che sono le loro forze, nel senso. Quindi per gli altri è un vantaggio. Ma no, non è un vantaggio perché c'è il Lamezzi che va a fare punti con l'Isola Liri, e se va il Catanzaro con l'Isola Liri se ne torna col pareggio se gli va bene. Ma io penso che ormai anche la Bigorre Lamezia, per quello che sta facendo, è vista come una squadra forte, altrettanto come il Catanzaro. Sicuramente all'inizio può aver fatto magari dei punti in più rispetto al Catanzaro, perché non era, cioè era più una sorpresa, diciamo, rispetto al Catanzaro, perché magari il Catanzaro era partito per avere l'obiettivo di vincere, quindi anche nella testa stessa dei giocatori della Bigorre Lamezia probabilmente c'è un pochino meno di pressione, perché sanno che se riescono a centrare l'obiettivo, bene, se non ci riescono comunque hanno già fatto un grande campionato. Noi, bene o male, l'obiettivo lo dobbiamo centrare a tutti i costi. Senza, all'andata, lei non ha giocato con il Perugia perché era il Campobasso. L'ha incontrato il Perugia? Sì, l'ho incontrato. Senza, ricordando il Perugia e conoscendo il Catanzaro, come si mette come duello? Ma è una partita, secondo me, alla pari, nel senso che siamo due squadre entrambe costruite per fare il massimo, cioè per raggiungere la promozione, quindi è una partita aperta dove può succedere di tutto. Sicuramente sono quelle partite che i giocatori devono preparare meno, perché comunque già ci pensi da 2 giorni, 3 giorni prima a questa partita, quindi è una partita che si prepara da sola. Sarà sicuramente una partita bella, spero che sia anche una partita corretta, noi ci metteremo tutto quello che abbiamo, perché è giusto che sia così, perché ci giochiamo tanto davanti al nostro pubblico. Però ecco, ripeto, spero che sia una bella partita e sono certo che uscirà una bella partita, insomma. Nella partita dell'anno però il Catanzaro dovrà fare a meno di Squillace e della tua spalla forse ideale, che è il maestro, cioè. Ma sì, questo dispiace, nel senso, soprattutto per loro, perché
penso che tutti i giocatori ci tengano a fare una partita come quella Catanzaro-Perugia, soprattutto in casa. Sono sicuro che comunque gli altri ragazzi che abbiamo sono tutti pronti per sostituirli e daranno il massimo. Dispiace un po' per come sono venute le ammonizioni a Chieti, perché non ci nascondiamo, sono state un po', diciamo, affrettate, perché io penso che se una squadra c'ha 8 ammoniti e un'altra ce n'ha 1, qualcosa non va. Può essere che una ce n'abbia 8 e l'altra ce n'abbia 5, però non penso che a Chieti abbiamo picchiato solo noi, perché non siamo una squadra che picchia, soprattutto siamo una squadra che vuole sempre giocare. Lei la sua diffida se la giocherà bene. Non l'ho fatto apposta. Ma non sono un po' troppe per un regista 9 ammonizioni? È vero, sono tante. Infatti non mi era mai capitato. No, ma vero, quanto sono? Lui ce l'ha giocato bene. Si è fatto buttare fuori. Era vergine per il Perugia. Non mi era mai capitato di avere così tante ammonizioni di qualità. Però ne ho prese tante. Io da quando sono qua ne ho prese 2. Ne ho prese parecchie a Campobasso, perché essendo il capitano comunque ero più portato a protestare, più portato magari a parlare un po' di più in campo. A Campobasso giocavi 4-2-3-1? No, a Campobasso giocavo 4-3-3. E quindi ero un po' più portato, insomma, magari a volte cedevo un po' in protesto, queste cose qua, però insomma, ci sta. Io domenica ho fatto un falletto, diciamo, inutile quasi, sono stato ammonito subito dal primo fallo che facevo, quindi a volte capita, c'è la partita che magari fai 3-4 falli e l'arbitro non ti ammonisce perché riesci ad avere un arbitro col quale dialoghi, col quale ci parli, quello di domenica non riuscivi a dialogare perché la prima cosa che dicevi ti rispondeva male e quindi... Perché non l'avete ammonito voi? Era da espellere, non era da ammonire. Senta, tornando a questa partita con Perugia, lei quasi quasi ha parlato di due squadre che si equivalgono, quindi non la possiamo vincere. No, non è vero, non è che se giocano Milan e Juve finisce sempre pari. Può essere che qualcuno vince, no? No, sono due squadre da pari, nel senso che è una partita che può succedere di tutto, a differenza magari di quando gioca Catanzaro e Bolitana, questa partita è una partita alla pari, quindi loro sono in questo momento sono avvantaggiati avendo qualche punto in più di noi. Però noi abbiamo fatto, da quando abbiamo ricominciato a gennaio, abbiamo rubato molti punti a loro, insomma, molti punti anche a altre squadre. Sembra che facendo 7 partite e un pareggio non si sia fatto niente, perché anche le altre corrono. Ma 7 partite, penso 7 vittorie e un pareggio sia qualcosa di eccezionale. Se fossimo stati in un altro campionato probabilmente avremmo fatto il vuoto. Però la non ci siamo riusciti. No, dico, non ci siamo riusciti a fare il vuoto e quindi dobbiamo rimanere sul pezzo. Questa partita la giocheremo come abbiamo giocato finora, come se fosse una finale. Poi ho detto giochiamo con una squadra alla pari perché anche loro sono una squadra forte, quindi ce la giocheremo armi pari e cercando di fare il risultato pieno. Visto che il Catanzaro ha una certa propensione, diciamo, per le partite interne, qualche vantaggio lo attribuisce al fattore campo? Ma sicuramente, nel senso che io spero ci sia un pubblico già nelle partite, insomma, ci sarà. C'è stato, quindi spero che siano ancora di più e loro ci potranno dare una grossa spinta, perché è indubbio che quando giochiamo in casa sentire comunque l'affetto dei tifosi, la spinta che ci danno, sicuramente ci danno una grossa mano, insomma, quindi visto che saranno ancora di più ce la daranno ancora di più, speriamo di ripagarli con una bella prestazione.